poi un po' alla volta hanno cominciato a venire a trovarmi e a me interessava perché io volevo capire il senso della rivolta. Io non ero collegato ovviamente a nessun gruppo, anche se poi dopo mi hanno detto che ero lì vicino alle Brigate Rosse, a Prima Linea, eccetera. Ultimamente mi telefonava spesso e ci incontravamo quasi sempre in un piccolo bar in via Altinate a Padova. Quel giorno mi aveva chiesto di raccogliere e filmare alcune sue riflessioni che riteneva importanti. Sabino Acquaviva ora non c'è più, è morto alla fine del 2015. Era stato mio docente di sociologia al tempo degli anni di piombo. Sentendosi vicino alla fine, mi aveva telefonato perché io documentassi ciò che stava provando nell'ultimo tratto della sua esistenza. Sentiva come l'urgenza di raccontare come stava rapidamente mutando la sua concezione del mondo, come stava cambiando il suo rapporto col mistero della morte, ma soprattutto cosa pensava oggi degli anni di piombo, di quei giovani ribelli degli anni 70. Io sono alla fine, no? Cioè, la notte non dormo perché la situazione fisica me lo impedisce e penso, ho vissuto da intellettuale, finto, falso, ipocrita come tutti gli intellettuali, però adesso mi rendo conto come posso affrontare il problema della morte vivendola. E quindi per questo ti ho telefonato. Questi sono alcuni frammenti di un documentario su Padova che io realizzai assieme ad Acquaviva alla fine degli anni 70. Ricordo che già allora Acquaviva mi parlava spesso dei suoi studenti di scienze politiche e della sua intenzione di scrivere un libro sul fenomeno della ribellione e in particolare su autonomia operaia, per cercare di capire le ragioni che spingevano quei giovani a ribellarsi a tutto e a tutti. Ricordo anch'io quei ragazzi, spesso insofferenti a qualsiasi mediazione politica. Molti di quei giovani, uniti a disoccupati, precari, a emarginati di ogni genere, avevano fatto di Padova, all'imbrunire degli anni 70, uno dei luoghi di scontro e di lotta tra i più attivi in Italia. Erano anni in cui la divisione e la violenza tra opposti estremismi di destra e di sinistra si rispecchiava anche nelle varie aree e piazze della città, considerate aree nere o rosse. Ed erano zone vietate a chi apparteneva allo schieramento nemico. Padova era definita allora città laboratorio degli opposti estremismi. Ragazzi di autonomia operaia ed esponenti di destra del fronte della gioventù facevano spesso di queste piazze e di queste strade il loro terreno di scontro. E questa invece è la Sinfonia in Rosso, che è l'esito della tua analisi che hai fatto al tempo che tu eri preside.